Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati, e benvenuti al Giro di Boa dei trofei Michelin Power GP. Ci troviamo sul circuito del Mugello, il tempio assoluto italiano mondiale della velocità. Il circuito su cui si disputerà il Giro di Boa di questo campionato, infatti gara doppia per questo weekend, terzo e quarto round. Oggi in questa gara andremo a vedere il terzo round, mentre il quarto round si disputerà domani, domenica in mattinata. Un trofeo monogomma Michelin, così come dice il nome, un trofeo che porta tante formule innovative all'interno della Coppa Italia FMI nella quale viene ospitato. Una tra tutte, forse la più importante, è la gomma in comodato d'uso. I piloti infatti possono, anziché acquistare le gomme, possono avere le gomme nuove a disposizione ad ogni turno, le utilizzano e poi le restituiscono. Questo quindi consente ai piloti di contenere notevolmente i costi e soprattutto consente ai piloti di avere gomma nuova ad ogni turno. Edo, tu sai quanto sia importante guidare su gomma nuova? Ah, soprattutto al Mugello, dove le velocità sono veramente importanti, non vale la pena risparmiare sulle gomme per poi magari fare qualche danno. Un'altra formula innovativa che questo campionato porta è il fatto che anche la qualifica vale come classifica, o meglio, c'è un premio per la pole position, quindi in pole position si fanno dei punti. Questo serve anche a rimescolare un po' le carte e le sorti del campionato. Esatto, infatti in ogni gara i punti a disposizione non sono 25 ma sono 33, perché si premia sia la pole position che anche il giro veloce in gara. Questo consente anche di giocarsi le gare fino all'ultimo, dato la possibilità di fare punti anche con i giri veloci e con le pole position. Stiamo per assistere alla gara della cilindrata 600, quindi Michelin Power GP 600, un campionato che vede al momento al comando Alessandro Daina, dopo la vittoria di Vallelunga e la vittoria di Misano straordinaria, considerando che partiva 14esimo, anche se oggi Daina ha il suo bel filo da torcere, perché è arrivato una new entry che si chiama Alex Sassaro, che ha stampato la pole position in questo round a bordo di Yamaha col tempo di 2.00 e 0.90. Per un pelo non riusciva a scendere sotto i due minuti. Alex Sassaro è il pilota che partirà dalla prima fila di questo schieramento, subito davanti a Daina, di 4 decimi, che sono tanti, soprattutto se considera che si tratta di sessioni di qualifica. In terza posizione troviamo poi Del Canuto con la moto numero 119, che chiude la prima fila di questo schieramento. Quarta posizione per Marco Savegnago col tempo di 2.01 e 863 a bordo di Honda CBR 600RR numero 90, è il primo pilota ad aprire la seconda fila, nonché compagno di squadra del pilota che si trova in quinta posizione, Stefano Pedrini, a bordo di Kawasaki, col tempo di 2.01 e 916. In sesta posizione Emanuele Pietrarelli, pilota che arriva da Roma, col tempo di 2.02 e 252, parte dalla sesta casella di questo schieramento. Settimo, Simone Belfiore, che dalla sua deve cercare di riprendersi da un inizio di stagione molto difficile, il suo primo campionato, il suo primo anno di gare, che si è concluso a Vallelunga con una caduta mentre si trovava in terza posizione, e a Misano con un'altra caduta alla terza curva del primo giro di gara. Quindi sicuramente mi aspetto Simone Belfiore che in questa gara piuttosto andrà qualcosa in meno rispetto alle sue potenzialità, pur di finire la gara e portare a casa. Bisogna vedere la bandiera a scacchi assolutamente oggi, credo, no? E quello lì è l'obiettivo della giornata, e magari fare anche qualche punticino. Ottavo, Greco, col tempo di 2.02 e 906, con la moto numero 34, è riuscito a battere Denis Dal Piaz di 60 millesimi. Denis Dal Piaz che parte un po' tardato questa giornata in nona posizione con la sua Yamaha numero 64. Ricordiamo Denis che è ritornato a correre dopo 4 anni di stop in quest'anno nella Michelin Power GP, quindi sono ancora le prime gare in cui devi ricordarti un attimo come si guida una moto, perché non è come andare in bicicletta. Poi sicuramente il Mugello non ti aiuta, perché le velocità, le pendenze, è una pista che mette a dura prova piloti professionisti anche nel moto mondiale, quindi sai, se già non lo fai di professione e torni a correre dopo un lungo stop, il Mugello sicuramente è il posto che meno ti mette a suo agio. Decima posizione per Alessandro Peri, che la scorsa gara aveva corso con una Yamaha noleggiata perché la sua aveva deciso di non funzionare. Per questa gara pare funzionare, parte decimo, una Yamaha molto strana perché monta le carene di una Moto2. Undicesimo Salvatore, dodicesimo Airoldi, che chiudono quindi la quarta fila.
quinta fila aperta da Nespoli, seguito da Felici e Serafini. Serafini, nuovo pilota di questo trofeo Michelin Power GP 600. In sesta fila troviamo Giovanni Menduni, protagonista in negativo purtroppo della gara di Misano, non per colpa sua, infatti era stato steso al primo giro di gara e da lì purtroppo non aveva potuto concretizzare punti importanti considerando che partiva terzo, quindi anche qui dovrà cercare di riprendersi dall'incidente di Misano. 17esimo Cesare Gori della scuderia fiorentina, così si chiama il suo team, parte a bordo di Kawasaki numero 117 moto viola, la riconoscete lì col tempo di 2:05 e 0:19. 18esimo Nanni che chiude la sesta fila, mentre chiudono infine lo schieramento di questa Michelin Power GP 600 Mattioli e Lavatelli, con le moto che si schierano adesso sulla griglia di partenza del circuito del Mugello, una pista da brivido, una pista emozionante, una pista in cui le velocità sono elevatissime, non soltanto sul lunghissimo rettilineo del traguardo, ma anche e soprattutto nelle curve, considerando che si tratta di curve ad ampio raggio e di lunga percorrenza. Bandiera verde che sventola a fondo gruppo, che segnala che tutto pronto per l'inizio di questa gara. Gas puntato prima dentro, semaforo che si accende, si parte, partito fortissimo a cannone lì davanti Sassaro, che allunga su Daina, un po' attardato, non riesce a fare una buona partenza. Savignago è partito molto bene lì all'interno, cerca subito di andare a fregare Daina alla prima curva. Savignago stacca forte all'interno, ma Daina pinza i freni 10 metri dopo e riesce a tenersi stretta alla seconda posizione, ed El Canuto quasi come un trenino riesce a seguire Daina e andare a prendersi la terza posizione provvisoria. E intanto di dietro abbiamo visto anche il lungo di Dennis Dal Piazza, che forse ha avuto qualche problema, non è riuscito a tenere il passo con il gruppetto, mentre qui siamo on board sulla moto che segue Dennis Dal Piazza, dovrebbe essere quella di Alessandro Peri, molto vicino alla Yamaha R6 del pilota di Bolzano che si chiama Dennis Dal Piazza, che corre col team Moto X Racing. Sempre al comando Sassaro, ha fatto una partenza a capolavoro, è riuscito a capitalizzare e tenere stretto il comando della gara, mentre si entra adesso alla Casanova. Poi cambio di direzione verso la Savelli a sinistra, questo pezzo da brivido in cui le velocità sono altissime. Si cambia di nuovo direzione sulla moto per l'arrabbiata 1 con Alessandro Peri, che prova l'attacco all'interno dell'arrabbiata su Dal Piazza, che però tiene il gas spalancato e tiene stretta la posizione. Edo, cosa vuol dire fare le arrabbiate in moto? Ma ci vuole parecchio pelo e soprattutto una moto abbastanza precisa, perché non puoi sbagliare traiettoria lì, la traiettoria è un po' unica, sennò il gas non lo apri mai. Per intanto, cercando di passare in un punto improbabile, Dennis Dal Piazza all'esterno è arrivato leggermente lungo, ha dovuto rialzare la moto perché si trova sullo sporco. Intanto Daina inizia a mettere pressione psicologica a Sassaro lì davanti. Quanto sono vicini questi quattro, si sta creando questo gruppetto di testa molto interessante, mentre Giovanni Menduni, lo vediamo adesso l'attacco di Salvatore all'interno, prova la staccata ma non riesce a portare a termine il sorpasso, e quindi costretto a restare dietro e guardare la Suzuki dalle spalle. Qui dietro Sassaro sta facendo di tutto per tenersi dietro Daina, che esce veramente forte dalla Biondetti, è uscito forte anche Belfiore dalle Biondetti, approfitta di questa bagarre qui davanti, staccata alla Bucine all'interno di Belfiore, che per poco non prendeva due piccioni con una fava, ne ha preso solo uno di piccione, ha guadagnato una sola posizione, ma comunque si trova lì ai margini della zona punti. Adesso aspettiamo che la classifica si aggiorni, ora che i piloti transitano sul traguardo. Scatta adesso il secondo giro di gara con Menduni, adesso l'attacco di Salvatore, vediamo che lo svernicia in velocità sul rettilineo e riesce a guadagnare una posizione quando inizia adesso il secondo giro dei 10 previsti. Salvatore veramente impiccato al limite, sta staccando forte lì alla San Donato. Ma tra l'altro mi chiedo come mai Daina non abbia lungo tanto di Belfiore, che è arrivato lungo anche Giovanni Menduni, è arrivato lungo e restituisce la posizione al Salvatore. Stavo dicendo come mai Daina non si sia trovato davanti alla fine del rettilineo in corrispondenza della frenata della San Donato, perché di solito chi esce dalla Bucine per secondo ha sempre la meglio in scia, e invece o è uscito male o la moto di Sassaro va veramente molto forte. Beh sì, certo che affrontare la Bucine nel migliore dei modi, come dici tu, permette di sfruttare la scia, però devo dire che nel resto della pista Daina sta andando esattamente come Salvatore, perché appunto adesso vedremo alla Bucine come si svolgerà la cosa. Sono lì molto molto vicini, mentre Menduni alla Savelli entra forte, riesce a star stretto al punto di corda e inizia a mettere ancora più pressione a Salvatore, che sta facendo davvero un gran lavoro per tenersi dietro la Yamaha numero 96 del pilota, che si trova adesso in 14esima posizione qui all'interno della zona punti. Intanto Belfiore lo vediamo qui all'attacco di Dennis Dal Piazza, Belfiore che si trova nono adesso, quel lungo lì gli è costato diverse posizioni.
Peccato perché era partito bene, poteva fare un buon inizio di gara. Certo che comunque dai, dai, tanto. La San Donato è davvero insidiosa, perché di lunghi se ne vedono veramente, veramente. Ma in verità tutte le frenate al Mugello sono molto insidiose, perché non ce n'è una che sia in piano. La San Donato leggermente sale, Correntaio, Scarperia Palagio, Savelli, sono tutte molto molto difficili da interpretare. Intanto inquadrato Nanni Andrea con la sua Yamaha R6 azzurrissima in 19esima posizione, e Belfiore che sta cercando di recuperare su Dennis dal piazza. Eccolo qua intanto Cesare Gori, di cui parlavamo all'inizio di questa gara, con la sua Kawasaki viola. Intanto Menduni all'attacco all'esterno della Bucine. Forse non è un attacco vero e proprio, forse è un modo per poter incrociare la traiettoria e spalancare il gas qui e uscire forte. E adesso andiamo a vedere se si realizza quel gioco di scie di cui ci parlavi tu in precedenza. Guarda quanto è forte la scia sul rettilineo, impressionante. Sarà forse che la moto di Salvatore ha qualche annetto in più di quella di Menduni, però davvero la scia qua si è fatta sentire. No, la scia è fondamentale, soprattutto poi se sei in un gruppetto di due o tre, poi anche... Guarda Salvatore che resiste all'interno, impressionante la staccata di Salvatore, che riesce a riprendersi di nuovo la posizione su Menduni. Dicevi? Stavo dicendo, fai un traino, prendi una scia, poi prendi quella dopo, poi prendi quella dopo, hai preso tre scie. Capito? E puoi togliere anche 6-7 decimi al giro solo di scia. Ed è importantissimo, anche stiamo parlando di quasi un secondo di solo scia. E intanto Savegnago sta perdendo leggermente il contatto con i tre dell'Ave Maria là davanti, che si trovano attualmente sul podio virtuale provvisorio, con Sassaro al comando, Daina secondo, Del Canuto terzo, e Savegnago che sta perdendo qualche, da dietro, e guarda, qualche decimino a giro. Forse spera in una bagarre, forse spera in una battaglia. C'è da dire che quei metri che ha perso sul gruppetto di testa lì davanti gli sono costati preziosi, perché non ha più modo di sfruttare la scia. Ah esatto, loro poi davanti sono in tre e usano le scie e fanno il rettilineo con le scie. Daina intanto all'attacco di Sassaro, il correntaio ci ha provato ad affacciarsi, a mettere paura, a mettere pressione, a mettere terrorismo psicologico. E chiedo a te, quando una moto si avvicina non al punto da affiancarti ma da essere quasi sulla tua ruota posteriore, la senti la differenza di rumore? Sì sì, assolutamente la senti la moto che ti si avvicina, ma poi anche se sei sveglio ti arriva molto di fianco, lo vedi anche con la foto. Pietrarelli intanto dove è passato, come Ross, come Marquez e Lorenzo al Biondetti alla gara del Mugello. Pietrarelli si è infilato con una violenza inaudita su quel fiore che va lungo la Bucine. No, peccato, ma dal rumore mi sembra che non gli sia entrata la marcia, come se gli fosse andato in folle. Ho sentito proprio quel brutto rumore di sgranamento. E guarda intanto cosa fa, pazzesco, si fa tutta la via sull'erba. Non avevo mai visto una cosa del genere. Se la fa tutta anche a cannone, incredibile. Avrà un passato da crossista. Incredibile, guarda il commissario che deve tirare dietro la bandiera, se no viene investito da Belfiore. Beh, non aveva avuto una brutta idea. No, effettivamente ha recuperato molti secondi così, perché se no, se fosse finito in ghiaia, il rischio di sdraiare la moto, o ancora peggio di insabbiarsi, era lì dietro l'angolo. E Savignago si è rifatto sotto alla staccata della San Donato, ha riguadagnato qualcosa di nuovo. Sembra un replay, ma invece no, è un altro giro. Questo qui con Menduni che prova nuovamente l'attacco su Salvatore per la 12esima posizione. Stacca forte questa volta Menduni, vediamo se Salvatore si affaccia di nuovo all'interno. E di nuovo Salvatore, impressionante la confidenza che ha in staccata lì alla San Donato, e la fatica che sta facendo Menduni a passare Salvatore. Certo è che si stanno un po' ostacolando questi due, perché ormai il contatto con Peri, Pietrarelli e Dal Piazza l'hanno perso completamente. Spettacolari questi super slow motion qui all'uscita e alla percorrenza delle Biondetti. Vediamo, si tratta del giro precedente, questo con Dal Piazza che cerca di tenere indietro Simone Belfiore. Vi starete chiedendo se queste immagini sono sfocate. No, non lo sono, la messa a fuoco è perfetta. Quello che disturba così tanto l'immagine è il calore impressionante che sale dal rettilineo. Infatti è una giornata caldissima, una giornata che mette a dura prova non soltanto le gomme ma anche i piloti, sotto le tute, dentro i caschi, sopra queste moto che buttano fuori calore quando il motore gira a 16.000 giri. E può essere anche un'incognita molto importante questa del calore che sale dall'asfalto. Ah, assolutamente, anche perché poi qua salta fuori l'allenamento del pilota. Chi è più allenato poi lo vedi a fine della gara.
Sì, chi arriva ai box con la lingua a penzoloni. No, ma lo vedi anche dalla classifica, te lo assicuro. Perché poi il ritmo sul giro cala, se non sei lucido e non sei allenato, fai errori. Spettacolare. Non c'è niente da fare. I primi tre perfettamente allineati. Sassaro sempre al comando, Daina secondo, Del Canuto terzo, e lì Savegnago più indietro, leggermente attardato. Li vedete quei metri che aveva perso nella percorrenza del giro su questi primi tre. Veramente, veramente spettacolari queste immagini in super slow motion. Torniamo nel vivo della gara, sempre con Sassaro lì in testa che pennella la traiettoria alla seconda S del Mugello. Non mi ricordo mai se è la Luco Borgo San Lorenzo Materazzi. Me la confondo sempre con la Luco Poggiosecco, che è la prima. Esatto, Borgo San Lorenzo quella a sinistra, Materazzi quella a destra, e Felici numero 17 che si trova in 14esima posizione, quindi in piena zona punti, mentre Marco Lavatelli è lì 19esimo, che spera di poter portarsi a casa qualche punticino dopo il brutto inizio di campionato, non per le prestazioni ma per la sfortuna che l'ha accompagnato a Vallelunga. Infatti aveva piegato un semimanubrio ed era stato costretto al ritiro al quarto giro di gara. Intanto Pedrini si sta difendendo molto bene dagli attacchi di Nespoli, che si trova in sesta posizione, mentre Pedrini è quinto. Belfiore è rientrato carico, è in 20esima posizione, adesso dovrà sperare in una rimonta che lo veda quantomeno arrivare alla zona punti e portarsi a casa punticini preziosi e importanti. Siamo a bordo, non deve più sbagliare a questo punto. Beh, l'Errol Jolly se l'è giocato. Ora 2-2 anche alla seconda. Oh, Pietrarelli su dal piazza. Che rischio, ragazzi. Un missile terra a terra con la moto che si muove da tutte le parti meno che dritta. Adesso cerca di recuperare, andando a sfruttare anche la via esterna al di fuori del cordolo. E intanto Peri si è rifatto sotto e a Pietrarelli. Daina è sempre... è passato al comando intanto, Daina è passato in testa in un punto non ripreso dalla regia, è passato al comando, ha beffato quindi Sassaro portandosi in testa questa gara. Quando siamo al quarto giro, là davanti intanto De Canuto cerca di approfittare del momento di difficoltà di Alex Sassaro, che si vede spodestato dal trono di questa gara della Michelin Power GP 600. Quando siamo adesso al giro di boa, perché entriamo adesso nel vivo del quinto giro. Peccato non avere la telecamera on board su Daina per aver visto dove ha effettuato il sorpasso, presumo sia avvenuto al rasoio. Ha preso anche un discreto margine via dalla Bucine. Sì, quindi niente supermotore per Sassaro, semplicemente Daina forse nei giri precedenti ha aspettato un po', probabilmente. Sì. O ha aspettato, non riusciva a uscire forte dalla Bucine, o quantomeno a farla nel modo giusto da potersi far sotto a Sassaro lì davanti. E di nuovo sembra un replay di un replay di un replay, ma non lo è, perché sempre lì Menduni è all'attacco di Salvatore. Come sempre, come di consuetudine, all'uscita della Bucine intanto Peri prende la scia di Pietrarelli. Va la moto di Pietrarelli, devo dire, gli hanno fatto un bel motore, ma Peri ha il vantaggio della scia. Si affianca adesso all'esterno, sullo scollino del circuito del Mugello. Vediamo chi dei due arriva a staccare più sotto, chi arriva a staccare più tardi rispetto all'altro. Pietrarelli, fantastica la frenata di Emanuele, pilota romano numero 16, che riesce a tenere stretta la posizione che aveva perso precedentemente su dal piazza, arrivando lungo. E intanto di nuovo Giovanni Menduni, questa volta Edo, scommetti 5 euro, ce la fa o no? Ma vediamo, non lo so, tanto ce l'abbiamo sotto il naso. Quindi vedremo adesso la staccata della San Donato, chi dei due riuscirà ad essere davanti. Giovanni Menduni ce l'ha fatta finalmente dopo 5 giri di dura, durissima sofferenza ad andare a passare Salvatore e a guadagnare così la 12esima posizione. Qui davanti Daina sta cercando di allungare su Sassaro, lungo intanto di Felici alla San Donato, che finisce in ghiaia. Salvatore intanto ripassa nuovamente Giovanni Menduni, approfittando del fatto che Menduni era finito sul cordolo, quindi forse ha dovuto pelare un gas alla Luco Poggiosecco. Chissà che strano, chiude un sacco in uscita, quindi se sbagli la traiettoria o acceleri troppo è un attimo finire sul cordolo o oltre. E soprattutto quel cordolo lì molto zigrinato può essere pericoloso, perché se vai oltre la scalettatura poi non come fai a rientrare? Non bisogna mai chiudere, fatichi a rientrare, anzi devi forse aspettare che finisca tutto il cordolo per andare a sfruttare. No, ci salti sopra. Ah sì, ci salti sopra quelle cose seghettate. Si può. Porca vacca. Aia! Anteriorata di Menduni, che finisce così al quinto giro la sua gara. Peccato. Scarperia Palagio miete sempre vittime in entrata con l'anteriore. È in discesa, l'anteriore tende ad essere molto sollecitato. Correntaio e...
le scarpe a palagio sforzano tantissimo l'anteriore. Sì, anche perché una volta che sei in discesa tendi ad avere meno grip sull'anteriore, già ci entri piegato, già ci entri in staccata. Poi qua era anche fuori linea. Eh sì, poi proprio in frenata gli ha chiuso l'anteriore, neanche in percorrenza, quindi era proprio fuori linea. È arrivato pinzato, fuori linea. E purtroppo la prima vittima di questa gara è Giovanni Menduni, che si vede fuori dai giochi al quinto giro di gara, mentre Denis Alpiaz ha raggiunto davanti a lui. Dovrebbe essere Greco con la moto numero 34. Si è fatto sotto al pilota che si trova in ottava posizione e adesso inizia a studiarlo per andare a capire dove effettuare il sorpasso. Esce forte dalla Biondetti Denis Alpiaz, anche perché dietro di lui c'è un trenino molto molto agguerrito che vuole cercare di strappargli la nona posizione. Stacca forte all'interno Denis Alpiaz e riesce a passare Greco con un grande sorpasso alla Bucine, però arriva leggermente lungo. Non vorrei che Greco approfittasse dell'incrocio dei tre per andare a riprendersi la posizione. Simone Belfiore e Felici, tutte e due finiti in ghiaia, uno qua e uno alla San Donato, con Belfiore che va a guadagnare di prepotenza e con grande facilità la posizione su Felici, anche perché comunque le performance, le prestazioni in qualifica erano molto diverse tra i due. Tra l'altro guardate intanto che Greco ha ripassato dal Piazza e Peri, guardate, incredibile come oscilli la telecamera quando si mette in scia e quando si sposta dalla scia. Vabbè, pazzesco. Fa tantissimo, pazzesco. Le turbolenze a cui si è sottoposti quando si esce dalla scia, se spostano così la nostra telecamera, figuriamo i piloti. Intanto Peri all'attacco all'interno della prima S, ci ha provato su Emanuele Pietrarelli, che è stato fenomenale a tenere il gas aperto, puntato, parzializzato, per avere quella velocità di percorrenza maggiore, a non frenare ed entrare più forte all'interno e fregare quindi la posizione su Peri. Bellissimo questo slow motion che ci ripropone l'uscita di questi due piloti dalla Biondetti del giro precedente, mentre qua Menduni, che era ancora in gara, guardate l'esperienza del pilota che si fa mettere tutto in carena dentro il cupolino per cercare di uscire più forte possibile dalla Biondetti. Qua al Mugello è fondamentale stare in carena, più bisogna stare il più possibile dentro ed accucciati. E infatti anche la Biondetti è una curva che si farà ai 180 all'ora. Che curva, che velocità si farà la Biondetti? Sai che non lo so, non ci ho mai fatto caso. Si fa forte comunque. Non ho neanche la velocità sulla moto io. Ah bene, ma di che marcia la fai la Biondetti? È quarta. Quarta piena, beh, di sicuro si va forte in quarta su un 600. Se non è piena... chiudiamo un po' il gas nella prima, giriamo la moto e poi spalanchiamo prima di girarla. Tagliare sul cordolo, uscire più veloce possibile. Bello intanto questo duello tra Dalpiaz e Alessandro Peri, sempre qui alle Biondetti, sempre ripreso in super slow motion, per farvi godere di quello che questi piloti sono in grado di fare a velocità normale. Sembra Pedersoli dal piazzo, la tutta così, no? È vero. Mi mette agitazione, non so mai se sia lui o... Hanno le tute molto simili, certo c'è da dire che ormai usare questo giallino come inserto un po' sulla tuta, un po' sulla moto, alla Valentino, è un po' una moda che ha lanciato il buon Valentino Rossi e che stanno seguendo un po' quasi tutti i piloti, così come Del Canuto, che sta perdendo leggermente contatto con Sassaro lì davanti e si sta lentamente avvicinando nella sua retrocessione a Savegnago, che inizia a vedere la possibilità di salire sul podio, e questo potrebbe essere uno stimolo. Guarda Pietrarelli all'interno dell'arrabbiata 1, Pietrarelli show, incredibile il sorpasso su dal piazza che ha lasciato aperta la porta. Pietrarelli non ci ha pensato due volte a infilare la sua Yamaha R6 davanti a quella del suo compagno di squadra e guadagnare la decima posizione, mentre Peri si sta godendo questa battaglia. Guarda cosa sta facendo Pietrarelli all'esterno, dov'è passato alla scarperia all'esterno, straordinario il sorpasso di Pietrarelli. C'è l'incrocio di traiettorie che tenga qua, hai visto che lavoro straordinario, considerando che è andato anche a piegare sullo sporco in questa fase di gara. Ne ha di più Emanuele, l'ha dimostrato in queste tre curve, andando a passare dal piazza e Greco e ottenendo la settima piazza di questo schieramento. Belfiore nel frattempo ha raggiunto Lavatelli, si lotta per la 17ª posizione, lo passa in scioltezza nello stesso punto in cui Pietrarelli aveva effettuato il suo sorpasso in precedenza e guadagna un'altra posizione. Chissà se riuscirà ad arrivare in zona punti. Intanto dal piazza lì davanti in lotta con Greco, con Peri che prova ad approfittare di questa bagarre, di questo duello, per andare a sottrarre la posizione su dal piazza. Si affaccia all'esterno alla staccata della Bucine, frena fortissimo Alessandro Peri, che riesce anche a girare all'interno. Straordinario, semplicemente
spettacolare il sorpasso di Alessandro, che adesso galvanizzato si getta anche in scia alla moto di Greco lì davanti a lui in ottava posizione. Chissà se riesce a sfruttarne la scia, mentre qui davanti Dyna sta facendo un capolavoro, perché ormai sono quattro giri che riesce a tenersi dietro Sassaro nonostante i giochi di scie. Ma non vorrei che Sassaro stesse aspettando l'ultimo momento, anche perché comunque è sempre rimasto lì. Dyna non è riuscito a scappare. Comunque vorrei farti notare come dal sorpasso di Pietralelli all'arrabbiata 1, dalla Palaggio al rettilineo, gli avrà preso un secondo. Sì, impressionante. Ha messo veramente il turbo Emanuele Pietralelli, sintomo del fatto che forse era un po' rallentato da quella fase di gara molto concitata in cui si trovava lui, e il fatto di essere riuscito a superare le moto che lo precedevano gli ha concesso di esprimere tutto il suo potenziale che oggi ha qui su questa pista e andare a guadagnare quel secondo che forse aveva nel taschino. Qui intanto Savegnago si è fatto sotto del Canuto. Hai visto che imbarcata? Mamma, l'ho visto per aria. Imbarcata la Saveglia a quella maniera, se per caso finisce male, rotoli per... Oh, altro sorpasso di Belfiore che infila Nanni e adesso è lì a un passo da Mattioli. Intanto Airoldi in lotta con Lavatelli, bella questa staccata all'interno con Lavatelli che è andato lungo per resistere all'attacco di Airoldi e gli ha ceduto così la posizione. Come dicevi tu, effettivamente se ti parte la moto all'uscita della Savelli, il contagiri si sostituisce con un contasoldi che inizia a contare i danni che stai facendo. I meccanici ci prendono in giro quando cadono le moto, no, almeno le nostre 600, ogni lato, ogni rottolone è 1000, 1000, 2000, 3000, 4000. Poi c'è anche la combo, se fai 5 rotoloni e c'è il per 2, capito? Sì, chiaro, assolutamente, poi se sbatti nelle gomme c'è il per 3, quelle robe lì insomma. Dal per 4 in su compare direttamente da buttare. Esatto. Partenza a fulmine di Denis Dal Piazza, non l'avevamo vista dalle immagini, la rivediamo adesso da questo spettacolare onboard camera sulla sua Yamaha R6. Tra l'altro motivo d'orgoglio per noi il fatto che possiamo effettuare questo servizio, gli unici in Coppa Italia a fare la telecronaca della gara come in MotoGP. Purtroppo Dennis qua, sai chi mi ricorda? Che ti ricorda? Mi ricorda te, che non riesce a chiudere le curve. Ma guarda, l'ho proprio visto lì, perché per un attimo sembrava in traiettoria e poi non è riuscito a chiudere la curva. Intanto Savegnago ha fatto anche lui una partenza a fionda. Forse inizio ad avere la sensazione che abbia lo stesso problema che hai avuto tu al CIV, quello di non riuscire ad arrivare a chiudere la curva. Intanto qui vicino alla moto di Peri. Beh, non mi sembra, comunque questa qui è non si può giudicare, anche perché è semplicemente solo il replay della partenza, quindi potrebbe essere anche un'incertezza. Comunque c'era una persona... Un pilota all'interno e non ha potuto Peri addosso. Peri straordinario, il cambio di direzione della Casanova Savelli va a infilare Greco con un sorpasso straordinario e allunga anche di qualche decimo sul pilota numero 34. E adesso Denis Dal Piazza, tra lui e Peri si trova la moto di Greco, quindi ha perso anche la possibilità Denis di arrivare in ottava posizione. Certo, mancano tre giri, potrebbe succedere di tutto, così come potrebbe succedere che Savegnago arrivi a prendere del Canuto, perché ormai è a portata di tiro, ha perso qualcosina qui in uscita dalle Biondetti. Del Canuto arriva leggermente largo qui alla Bucine, forse per arrivare a raccordare la traiettoria, ma esce molto stretto Savegnago con la moto che pompa. E Savegnago veramente al limite, è tiratissimo, si gira per vedersi dietro Del Canuto. Savegnago è uscito forte, prende la scia di Del Canuto e si porta così in terza posizione quando mancano due giri alla fine di questa gara. Bellissimo la preparazione a questo sorpasso per Marco Savegnago, che guadagna quindi la posizione su Del Canuto. Intanto Sassaro all'interno su Dyna, cerca il sorpasso con Dyna che è arrivato lungo alla San Donato. Non so se fosse un tentativo di sorpasso vero e proprio oppure no. Però secondo me ha visto che Dyna stava andando lungo e ci ha provato. Però Dyna poi è riuscito a chiudergli la porta in faccia lo stesso. Quindi restano invariate le posizioni dei primi due, mentre c'è un cambio per la terza posizione del podio con Savegnago che salta in terza posizione. Qui intanto Denis Dal Piazza è uscito forte di nuovo dalle Biondetti, stacca forte questa volta alla Bucine e frega la nona casella a Greco, portandosi così all'interno della top 10 e guadagnando punti importanti per questo campionato. Belfiore, come dicevamo in precedenza, ha raggiunto Mattioli, si è fatto sotto a questa Ducatona. All'esterno dell'arrabbiata ci prova, lì è veramente difficile il sorpasso. Bravo però nel cambio di direzione Simone Belfiore, aggiunge un altro tacca al suo elenco dei sorpassi.
ottenendo in questo modo la 13ª posizione, quindi la 14ª posizione, perché davanti a lui c'è ancora Cesare Gori. Eccolo qua, il pilota a bordo di Kawasaki della Scuderia Fiorentina, moto tutta viola. Guarda quanto sta andando più forte, Belfiore ne ha di più in questa fase di gara, si è fatto sotto alla moto di Cesare Gori. Devo dire per Belfiore voto 1 a lungo alla Bucine, ma voto 10 a questa rimonta. Ne sta infilando uno dopo l'altro. Non deve più sbagliare però. Eh no, basta, adesso Jolly te lo sei giocato. Sei comunque rientrato in zona punti, quindi hai fatto davvero un gran lavoro. Adesso si getta all'inseguimento di Gori, che si guarda dietro per vedere dove era Belfiore. Per poco non gli arrivava in faccia e lo passa così. Ed Denis Alpiazzi si trova bloccato in questo duello eterno con Greco, che sfruttando il giochino delle scie lo ripassa nuovamente con Dal Piazzo, che stacca forte alla San Donato, ma lì lo spazio per infilarsi non c'era e quindi resta decimo alle spalle ancora di Greco. Comunque arriva sempre largo lì alla San Donato Denis. Ma c'è da dire poi che comunque in queste giornate molto calde al Mugello alle volte soffia un vento maledetto, che deve essere un vento termico, che dà di, come si dice, aiuto al rettilineo, quindi tu arrivi in fondo e dovresti frenare un po' prima perché c'è il vento che ti spinge. Infatti molte volte ci sono molti lunghi anche solo per il vento. Addirittura è così influente il vento da farti mancare la staccata? Ah, pazzesco, ti cambia il riferimento della frenata e ti cambia anche le velocità, aumenta anche 7, 8, 9 km orari sulla velocità di punta. Beh, veramente non l'avevo mai considerato questo fattore. E intanto Gori è lì che sta lottando, che ha perso qualche posizione Cesare Gori. Non so se abbia avuto qualche problema o no. L'abbiamo visto perdere una posizione all'uscita della San Donato, poi nel tratto misto ne ha persa qualcun'altra. Savignago, che lavoro che sta facendo per tenersi dietro del Canuto, mi sembra quello più tirato. Mentre Pedrini adesso è sesto perché ha perso la posizione su Nespoli e si trova quindi al di fuori del podio. Ricordiamo che in questo trofeo è l'unico trofeo all'interno della Coppa Italia che non premia direttamente sul podio i piloti delle sottocategorie, ma premia soltanto chi sta veramente davanti, quindi premiano i primi 5 anziché i primi 3, e questa è una cosa abbastanza degna di nota, anche perché Pedrini di nuovo su Nespoli, con Nespoli che all'incrocio di traiettoria resta quinto, ma Pedrini si affaccia di nuovo all'esterno. Bellissimo Pedrini all'interno, che riesce a passare Nespoli. Straordinario il lavoro che ha fatto Stefano Pedrini. Hanno fatto veramente forte le luci, visto come hanno saltato il cambio di direzione, boom boom, sì, molto veloce, impressionante, davvero impressionante. E stavo dicendo che comunque, sai, mi è capitato di vedere l'altra volta un'altra gara in cui venivano premiati 22 piloti che su 30 moto in griglia. Diciamo che sono due diversi principi di filosofia di vedere e organizzare le gare. Questo è, diciamo, un metodo un pochino più professionale, diciamo. Sì, fa sentire anche i piloti un po' più professionisti, anche perché sai, vai al Mugello, fai una gara, arrivi primo, ma primo assoluto, ti porti a casa la coppa. E poi vedi un altro che ha vinto la coppa arrivando 22esimo. Cioè, non è che... Sì, no, poi quello poi sono i principi dei trofei, che comunque devono essere alla base un divertimento. Quindi ci può stare anche quel ragionamento lì. La scelta che ha fatto Moto X Racing organizzando la Michelin è questa, va rispettata e è assolutamente professionale, e a giudicare dal risultato della gara penso sia vincente come scelta. Sì, anche perché non se ne stanno risparmiando, non si stanno risparmiando colpi con Cesare Gori sempre in lotta con Nanni, Mattioli e Airoldi per questa bellissima bagarre. Entrano adesso all'arrabbiata 2 mentre siamo a due giri dalla fine di questa gara, con Daina sempre al comando, Sassaro che segue in seconda posizione, Savignago terzo, che sta facendo un lavoro su quella gomma posteriore impressionante per tenere dietro Del Canuto, perché la moto lo cerca di sbalzare quasi ad ogni curva. Lui se ne frega, tiene spalancato il gas ed è veramente un lavoro difficile. Guardala qui all'uscita della Biondetti, guarda come sia già leggermente intraversato Savignago ed Del Canuto, che cerca all'interno di andare ad affacciarsi alla Bucine. Spettacolari queste riprese da dietro in super slow motion, Edo. Che poi meraviglia. È uno dei punti più spettacolari, perché si esce velocissimo dalle Biondetti, quindi è molto bello vedere come si muovono le moto sul veloce, come saltano sul cordolo e come i piloti poi si preparano spostandosi dall'altra parte per impostare la Bucine. E da questa inquadratura noto anche come sia... Sì, è molto ovalata l'uscita della Bucine. Davvero? Sembra quasi una buca. Ora vabbè, l'effetto ottico distorce un po' l'immagine. No, è un avvallamento, non è una buca. Non dà fastidio? No. Bellissimo, qui all'ingresso della Biondetti
a sinistra il confronto di stile tra Del Canuto e Denis Dal Piaz, stili abbastanza simili devo dire per questi due piloti, che affrontano in modo molto simile, con Denis perfettamente alla corda, con le gomme esattamente sulla riga bianca, Perry più indietro, moto leggermente più piegata, busto un po' più su rispetto a Denis. E... particolare questa carenatura della moto di Perry. Infatti gli ho sempre chiesto: ma che moto è? Cos'è, un aereo, un tornado? Invece mi fa: no, è un R6, però ci ho messo le carene della moto 2. Così tutti mi chiedono che moto è. Ed effettivamente tutti gli chiedono che moto è. Bel fiore, hai visto? Sul cordo, ma su che curva è? La Biondetti, la sinistra della Biondetti. Allora ci sta. Sassaro intanto è passato al comando. Sassaro ha fregato Daina all'ultimo giro, così come avevi detto proprio te alla staccata della San Donato. Si era preparato tutta la gara, aveva aspettato fino all'ultimissimo giro per andare a passare Daina. Straordinario questo attacco di Alex Sassaro alla prima curva. Avevi ragione te, Edo, ti devo una birra. Intanto Savignago viene passato da Del Canuto all'esterno. Iniziano a non esistere più regole in questa gara, iniziano a non esistere più schemi, perché siamo all'ultimo giro di gara. Ogni cosa è valida, tutto è valido, pur di poter portare la propria moto sul gradino più alto del podio. Di nuovo Savignago che prende la scia qui davanti su Del Canuto, di nuovo fotocopia del sorpasso precedente. Adesso vediamo chi dei due riuscirà in staccata, però uscendo dalla scia perde qualche chilometro orario Savignago, e Del Canuto ne approfitta per riprendersi la terza posizione con la moto che stacca veramente forte. Il pilota che fa staccare forte la moto è la moto che si muove un po' di qua e un po' di là, sintomo del fatto che l'anteriore è tutto schiacciato e il posteriore è tutto alleggerito. Sono ancora qua in lotta, sempre loro, Savignago e Del Canuto. Intanto Nespoli e Pedrini che si stanno ancora giocando la quinta posizione, quando siamo adesso sempre all'inizio dell'ultimo giro di questa gara. Pietrarelli davanti ad Alessandro Peri e Nespoli davanti a Pedrini in quinta posizione, che ha perso la posizione adesso sul rettilineo. Stefano Pedrini, onboard camera su Alessandro Peri all'attacco di Emanuele Pietrarelli. Escono forte dalle Biondetti questi due piloti, con Alessandro Peri che non forza l'attacco qui alla bucine intelligentemente. Tra l'altro particolare come tiene il piede esterno Pietrarelli, perché è molto molto fuori, staccato, non lo tiene proprio sulla pedana. Peri uscito forte dalla bucine, è riuscito ad avere qualche chilometro orario in più in percorrenza, anche se adesso però Pietrarelli ne prenderà la scia, quindi forse non è stata una manovra molto saggia questa per Alessandro Peri. Vediamo se si affaccerà Pietrarelli adesso all'esterno sullo scollino del Mugello. Stacca forte Alessandro Peri, stacca proprio dove inizia il cordolo, e Pietrarelli fa l'ennesima staccata imperiosa. Intelligente la manovra di Pietrarelli, forse che ha lasciato sfilare Peri per poi riprenderne la scia. Ma penso sia stata una coincidenza, non penso che l'abbia lasciato sfilare, anche perché mi sembra che stesse accelerando forte. È uscito semplicemente forse più piano, dici, dalla bucine. Mentre qua si lotta ancora per la terza posizione con Savignago, sempre nel seguimento di Del Canuto, che si trova in terza posizione. Belfiore ne passa un altro in velocità, con facilità passa Serafini sul rettilineo e diventa dodicesimo. Non fate caso precisamente alla grafica sulla destra che si aggiorna alla fine di ogni giro, infatti vedete ancora Savignago terzo e Del Canuto quarto. In realtà Del Canuto si trova in terza posizione e Savignago terzo. Belfiore ne ha passato un altro, ha passato anche la moto di fronte a Serafini, che era quella di Eroldi, che si riprende la posizione su Belfiore. Non gli regalano niente. Assolutamente no, ed è bello comunque vedere come man mano che risale la classifica nella sua rimonta incontra piloti sempre più duri da passare. Sassaro, cosa ha rischiato lì all'uscita della Savelli con la moto che per poco non lo lanciava in aria? Ha visto il tachimetro per un attimo trasformarsi in contadanni, poi per fortuna è ritornato in conta velocità. Franco bollato alla ruota posteriore di Emanuele Pietrarelli e Alessandro Peri. Vediamo se riuscirà a fare il sorpasso che aveva fatto prima al cambio di direzione della Casanova Savelli. E bravo Pietrarelli, entra forte la Casanova, esce fortissimo dalla Savelli Alessandro Peri, sempre lì in lotta su Pietrarelli, ma è un osso veramente duro, durissimo da passare. Forse l'unico punto in cui potrà mettere la sua semi Yamaha, semi Moto 2 davanti a quella di Pietrarelli sarà in scia sul rettilineo Alessandro Peri, anche se esce abbastanza piano dall'arrabbiata 2 Pietrarelli. Bellissimo l'attacco di Peri all'interno, che però è costretto ad andare lungo, e Pietrarelli lo ripassa nel cambio di direzione. A occhio l'avevo visto che era lungo. Sì, l'avevi sgamato a riferimento, lo so. Ultime curve per questa gara della Michelin Power GP 600 con Sassaro sempre al comando. Daina che segue dietro, Daina esce forte dalla Biondetti. Peccato non avere il cameraman alla bucine, è impossibile
riuscire a mettere una telecamera lì, a meno che non hai il treppiede della televisione, quello alto 10 metri. Aspetteremo di vedere sul traguardo chi dei due sarà davanti. Telecamera adesso on board sulla moto di Savegnago, sempre alle spalle di Del Canuto, sempre all'inseguimento di questa Yamaha R6. Si lotta per la terza posizione, anche se ormai è alle spalle. Intanto Sassaro è passato in testa e vince questa gara davanti a Daina. Bellissimo il sorpasso in velocità sul rettilineo di Alex Sassaro. Quindi tentato si lotta per la terza posizione. Intelligente Del Canuto a spostarsi, ma Savegnago era comunque uscito più forte dalla bucine e transita sotto la bandiera scacchi in terza posizione. Bellissima questa lotta fino all'ultimissimo metro, fino all'ultimissimo metro di bandiera a scacchi. Che lavoro che hanno fatto quei due per giocarsi la terza posizione. E Sassaro ha fregato Daina all'ultimissima curva dell'ultimissimo giro, andando così a vincere questa gara davanti a tutti. Dal Piaz tenta il sorpasso della bandiera, quel sorpasso che gli può valere la possibilità di finire nono, anche se Greco lì davanti ha capitalizzato ormai un bel vantaggio che gli consente anche di sbagliare la bucine e arrivare leggermente lungo fuori dalla traiettoria. Si è fatto molto vicino Dennis, attenzione, attenzione, perché si fa sotto, prende la scia qui sul rettilineo, non basta, non è abbastanza sotto, e Greco chiude nono davanti a Dennis Dal Piaz in decima posizione. Incredibile come fosse, ci fosse stato un metro in più avrebbe sentito la scia. Eh sì, era un pochino lontano. Oltre una certa distanza ci sarà un punto critico, così come lo chiamano gli ingegneri, sotto il quale non senti la scia. Belfiore vede la possibilità di andare a passarne un altro e portarsi in undicesima posizione. Adesso prende la scia di Salvatore, dovrebbe essere Salvatore se la grafica non mi inganna lì davanti. Si getta adesso in scia, vediamo chi ne ha di più, chi ha più motore, ma non riesce a guadagnare la posizione Simone Belfiore e chiude dietro ad Airoldi. Era Airoldi, era infatti un CBR, non era un Suzuki. E finisce qui quindi questa gara della Michelin Power GP 600. Edo, che gara? Beh, Mugello, sempre grandi emozioni. È bellissimo vedere come si è sgranato il gruppo, e nonostante si fosse sgranato il gruppo si sono creati duelli a distanza e poi sono stati più o meno sempre, tranne il gruppo posteriore, a coppiette. Sassaro e Daina, Savegnago Del Canuto, Nespoli e Pedrini, e poi invece c'era dietro il gruppetto di Pietrarelli, Peri, Greco e Dal Piaz, che però poi anche lì sono diventate coppie. Esatto, sono diventati due, bravissimo, Pietrarelli e Peri, che sono scappati, mentre Greco e Dal Piaz sono rimasti insieme. È stata molto equilibrata come gara. Quindi vede salire sul podio Sassaro vincitore, secondo Daina, terzo Savegnago, quarto Del Canuto e quinto Nespoli. Alla fine di questa gara la classifica vede Daina al comando del campionato con Alex Sassaro secondo con questa vittoria. Incredibile quanto valga una vittoria in questo trofeo, anche considerando che ha fatto pole position e giro veloce. Terzo Savegnago, quarto Del Canuto e quinto Emanuele Pietrarelli nella classifica generale di campionato. Qui dall'autodromo del Mugello è tutto. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la Michelin Power GP all'interno della Coppa Italia sarà sul circuito di Misano il 23 e 24 luglio, dove siete tutti invitati perché la pista è aperta al pubblico. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli è tutto, ci vediamo a Misano.